produce cose straordinarie. Questa è la verza, guardate che meraviglia. Cioè, verza uguale cambio di stagione, si va verso l'inverno. L'inverno la verza è molto nutriente, è straordinaria. A me piace anche proprio stracotta, sai, quando la metti lì che deve cuocere piano piano, sembra quasi una proteina. E come tutti i cavoli ha questa mineralità che succhia dalla terra. Poi volevo anche dire che il cavolo verza, come tutte le brassiche, sono fra gli ortaggi più benefici per il nostro corpo. Sì, le brassiche. Sì, ma non parla troppo. No, brassiche c'è tutta la famiglia. Sì, ma non fa il bono che vuoi fare quello che sa. Oggi sono cristallotomei, quindi... Per scientifico. Ma oggi, caro, si fa una cosa ganza. La cosa ganza che facciamo oggi qui nella cucina dell'imbuto, cioè nell'altra cucina, quella dove invito gli amici come te, facciamo una cosa divertente, facile, ma come tutte le cose facili un po' complessa. Allora, tendenzialmente il cavolo c'ha, che gusto c'ha? Sì, ho capito, ma sei venuto a fare la comparsa? No, che gusto c'ha? Neutro. Ma come neutro? Il cavolo è super saporito, l'ho detto prima, è minerale, ha una sapidità naturale, ma è tendenzialmente dolce. No? Un po' abbastanza rotondo, no? È un gusto molto invernale. Sì, da caminetto, direi. Capito? Te lo spiego. Da caminetto vuol dire confortante. Beh. Allora, prendiamo questa bastardella. Senti, per sporcare meno. Senti, ganzo. Poi, siccome è dolce, si usa un po' di birra. La biretta. Quella proprio... Vabbè, non si dice, no? Non si dice lo champagne, non si dirà nemmeno la biretta, no? Allora, si prende un po' di birra, eh? Poi si prende, vabbè, io qui ho invitato tutti i miei amici, eh? Poi si farà anche una bella pasta, un po' di semola del Molino Grassi. Lo sai che il Molino Grassi certo, è un molino che lavora sia il grano tenero che il grano duro, una rarità. Non è da tutti, se non ti appoggi qui sopra non mi guardi. Grazie, un po' di semola. Poi prendo questa farina, una farina importante, tipo 2, sempre del Molino Grassi, il grano tenero. Guarda un po', che c'è anche un po' di crusca. Così. E poi, siccome gli vogliamo dare uno spettro di sapori che anche conosciamo bene noi, perché noi, viareggini, lucchesi, pisani, livornesi, gentaccia, questa farina qui la amiamo tantissimo. Questa è una farina fatta con un legume importantissimo che ci lega tanto alla storia del bacino del Mediterraneo, quindi alla storia della civiltà. Etruschi. Ma che etruschi? Queste qui sono ceci. Farina di ceci. È impossibile ragionare con serietà con quest'uomo. A questo punto uso le mani e inizio a lavorarla. Prendi un po' di sale. Marco, se non ti disturbo troppo. Te lo metto? Sì, non lo so, se te lo vuoi mettere. Prego. Pizzico. No, il sale si mette. Non si mette a metà, si mette. Sale è un esaltatore di sapore. Goccio, l'olio prezioso. Là. Vai. Un goccio sulle mani. Ecco, entro oggi. Grazie. Un goccio di farina e questa è una sfoglia, faremo una sfoglia proprio semplice, senza lievito, senza nulla, ok? E questo giochino qui, amici miei che ci seguite, caro Marco, si può fare solo con prodotti di grande qualità e le farine bisogna... compromessi in cucina non si fanno mai, ma con la farina tanto meno, ok? Allora, a questo punto una spruzzatina di farina su questo taglieretto qui, taglieretto vissuto, poco poco, e gli si dà un po' di nervo. Allora, Marco, racconta a nostri amici velocemente quando va piantata la verza, in che terreno, che se la vogliamo fare su terrazzi a casa nostra, cosa bisogna fare? Allora, la verza, come tutti i cavoli, è una pianta facile.
va bene, perché si può, è una pianta che va bene. Il suo periodo principale naturalmente è il trapianto estivo, quindi alla fine dell'estate, fra agosto e settembre, e la raccolta scalare a seconda delle varietà da novembre in poi, ok? Però è anche un prodotto che si presta bene per gli altri climi dell'anno, perché la verza alla fin fine si può piantare tutto l'anno, va bene? E naturalmente con un successo splendido in questo periodo, ma con dei buoni successi anche in primavera e in estate. Il terreno che viene richiesto non ha particolari esigenze, quindi anche se il vostro giardino non è stato concimato, che cosa, va bene lo stesso, ma come diceva giustamente Cristiano, si presta anche a un terrazzo, perché no, che comunque sia non ha bisogno di un apparato radicale enorme, quindi in una bella vaschettina ci possono stare anche le piante di cavolo verde, di cavolo cappuccio o di cavolo fiore. Quindi con questo prodotto, quindi, è fruibile per tutti, è a chilometro zero che si ve lo fate a casa, e è a chilometro zero, ma guarda loro, mi guarda sì, me te lo dicevo, allora, ma io quello che imparare queste cose quello che sto, ti, ma io sto insegnando da tempo, ma insomma c'ho, ma ancora, ormai c'ho dei contadini, sono bravissimi, lo so, ma allora fa anche te, ne solo però quello che c'è da dire in fondo è che l'orto fruttifero non è uno che ti vende solo la pianta, ma anche uno che ti segue. Certo, assolutamente. Perché nel futuro abbiamo delle idee molto belle, no? Bellissime. Da sviluppare, e vi staremo sempre più vicini. Però, detto questo, la verza, abbiamo capito che gli ha fama. La verza è per gli ha fama. È per gli ha fama o gli ha fama? Gli ha fama. Gli ha fama. Allora, la pasta deve riposare un pochino. Ora noi, però, siccome vogliamo fare una cosa veloce, ve la facciamo vedere subito. Ok? Andiamo. Un pochino qua dovrebbe riposare. Dovrebbe riposare almeno un'oretta nel frigo. Però poi se uno è bravo anche prima. Ok? E noi siamo bravi. Bravissimi. Guardate com'è bella sta pasta, Questa. Però guardate, mi è anche dispiaciuto. La lavorate prima con le dita. Da qua. Un po' di semola. Mi prendi un po' di semola, per favore. Semola, sì, chef. Ok, e si prende il mattarello e si stende un pochino. Forno, lo preriscaldate, mettetelo a temperatura alta, come se dovesse cuocere una pizza, quindi al massimo mettetelo ventilato, perché vi aiuta un po'. Ok, allora questa è la prima fase. Appoggiate proprio la sfoglia così, ok? Così. Non vi preoccupate del bello e del brutto. Così. Mettete da parte e prendiamo l'altro pezzettino di sfoglia, ne basta meno, la metà di questa. E proprio dovete seguire la forma della verdura. Anche la semola che vi aiuta a non attaccare, e soprattutto la semola non rimane cruda. Cuoce meglio, dà tanto profumo, ok? Così, a questo punto si chiude in questa maniera, ok? Vi fate due taglietti perché evapori un pochino questa, e io la porto in cottura, ok? Ci vorrà, vedete, a occhio, insomma, quando inizia a brunire la pasta, ogni tanto gli date un'occhiata, è pronto.